Anche il terzo polo politico si è presentato a Pesaro. Terzo polo nato dalla coalizione tra Calenda e Renzi, che ha l'obiettivo, attraverso le sue proposte, di impensierire con ambiziose aspettative centro-sinistra e centro-destra. Il pomeriggio di oggi ha visto promuovere il programma elettorale dei candidati uninominali a Camera e Senato per la provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di Elena Fabbri di Azione, in lista per un posto al Senato, e Federico Talè di Italia Viva per un posto alla Camera. I nostri provvedimenti sono sicuramente provvedimenti senza ideologismi. Secondo noi l'ideologia è quella che ha bloccato un sacco di riforme in questo paese. E possiamo parlare di tanti temi, uno su tutti, quello dell'energia. Noi diciamo che lì vanno fatte veramente riforme importanti soprattutto non soltanto alla luce del fatto del rincaro delle bollette. Ma la cosa più importante è che appunto siamo dipendenti totalmente dall'energia e dal metano russo. Questa è una cosa importante perché? Perché se non facciamo queste benedette riforme legate soprattutto ai rigassificatori, e parliamo chiaro, a differenza degli altri due poli, quindi di quello di destra e quello di sinistra, noi parliamo chiaro nel senso che diciamo che i rigassificatori vanno fatti. Parliamo chiaro nel senso che le energie alternative vanno sfruttate tutte, non è possibile. Io vengo dal PD e sono uscito dal PD perché con le alleanze, con i Verdi e con altri partiti che sono legati da lacci e lacciuoli, nel senso che non si può mettere una pala eolica sul Catria, per parlare appunto del territorio, perché fa impatto. La sanità marchigiana ha due grossi deficit, uno legato alle liste di attesa. Non è possibile, e anche qui bisogna parlare chiaro, non è possibile che per fare un'ecografia alcune volte bisogna aspettare un anno e mezzo, oppure ci si rivolge direttamente al privato e quindi pagare un'altra volta. Lì ci vanno messe le mani e noi anche qui non è che la pensiamo di destra o di sinistra, il provvedimento è il provvedimento giusto, quello di cercare in tutti i modi per fare in modo che il cittadino, quando ha bisogno di un esame nel giro di una settimana o di tempi ragionevoli, lo faccia. L'altro punto importante è quello legato ai punti di primo intervento, quindi al pronto soccorso. Non è fattibile che se un cittadino qualunque si presenta al pronto soccorso deve starci dalla mattina fino a tutta la notte del giorno dopo. Sicuramente è un programma che può essere benissimo speso sul nostro territorio, in particolare per quanto riguarda l'impresa artigianale. Ci sono tante cose interessanti da un punto di vista dell'economia, sia dal punto di vista della defiscalizzazione, ma anche del sostegno che possono essere date alle piccole imprese. E il nostro programma non propone flat tax o situazioni che non possono concretamente essere realizzate, ma qualcosa di serio e può portare veramente alle imprese tanto. Anche in tema di energia, penso che siamo gli unici che hanno dato un programma sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo che può portare veramente a un costo delle bollette veramente ridotto, e questi sono i problemi che oggi interessano l'Italia. Il tema di cui mi occupo principalmente è la tutela delle donne e la tutela delle fasce deboli, e quindi me ne farò latore e portatore sia a livello locale che a livello nazionale.